non banale, devo dire, perché diciamo, noi siamo stati abituati a vedere il nostro fiume, soprattutto negli ultimi periodi, come un elemento di tanta preoccupazione, no? I cambiamenti climatici adesso ci stanno facendo preoccupare non poco, e quando le piogge, le esondazioni comunque si fanno importanti, noi abbiamo delle criticità naturali sui nostri territori, e quindi diciamo che anche un fiume bellissimo che dà tanta ricchezza all'agricoltura, al paesaggio e quindi è motivo di orgoglio per i nostri territori, a volte ci ha dato delle grandi preoccupazioni. Però siamo qui, abbiamo accettato questa sfida perché vogliamo superare quella fase di preoccupazione, cioè su quello ci lavoriamo e poi magari ci torno fra un attimo. Vogliamo davvero far sì che le nostre risorse naturali siano un elemento a disposizione di una comunità e di una comunità molto più ampia di quella che può essere l'Unione Reno Galliera. Qui c'è, in questa opera c'è un sistema che è quello dell'Emilia Romagna, dove entità diverse si siedono intorno a un tavolo, progettano, realizzano, ci mettono delle risorse e poi festeggiano come oggi, ma soprattutto restituiscono alle comunità che rappresentano delle opere che possono davvero far fare il salto di qualità anche a livello turistico alle comunità che rappresentiamo e offrire a chi viene nei nostri territori comunque un qualcosa di innovativo anche dal punto di vista turistico come.